Grazie dell'invito. Mi hai colto alla sprovvista, stasera. Ho appena finito di cenare. Allora, dunque, sì, il discorso dell'amorevolezza è fondamentale. Quindi avere innanzitutto un'amorevolezza nei nostri confronti. Quindi prima dobbiamo amarci noi. Proprio come quando si entra in aereo, no? E quando le prime cose che dicono quando dovesse succedere un incidente. La prima cosa che devi fare è mettere l'ossigeno nella tua faccia, perché prima devi stare bene con te stesso e poi salvi chi hai al tuo fianco e tutto il resto. Quindi la cosa più importante è in assoluto conoscere se stessi, conoscere in che direzione vogliamo andare, soprattutto. Quello è il primo punto, sapere che obiettivo abbiamo, perché se no iniziamo ma non sappiamo dove andiamo, quindi fondamentale è questo. Ecco, e poi vorrei legarmi al tuo discorso nel mio settore. Nel mio settore è la negoziazione. Però non è soltanto il mio settore, la negoziazione investe tutti noi, no? Noi siamo in costante negoziazione in tutti i momenti della nostra vita. Quindi avere entrare in empatia con il tuo interlocutore. E per entrare in empatia devi avere amore, devi dare amore. Quindi è fondamentale stare bene con noi stessi. Quindi la negoziazione è uno degli argomenti che mi ha appassionato particolarmente nel mio percorso del master coaching. Ma perché la negoziazione, ragazzi, cioè è tutta la nostra vita, no? Quindi anche nelle relazioni personali, è una continua negoziazione. Per esempio, anche nello sport, no? Io gioco a padel qual è l'obiettivo quando finisco la mia partita di padel? Sì, vincere, ok, ma divertirmi, uscire col sorriso, è quello il mio obiettivo. Quindi è un accordo, diciamo. C'è una frase bella, molto bella, che rende l'idea e che dice: l'accordo è il palazzo del potere. Quindi, se tu trovi l'accordo con qualsiasi cosa, hai vinto. Hai vinto, hai trovato la tua felicità. Quindi, questo è un settore particolarmente bello perché tutti i giorni lo sperimentiamo, no? Quindi, tutti i giorni ti svegli e dici: oggi cosa devo fare? Ho queste cose da fare. Vediamo. Perché poi è anche carino perché uno fa le prove, no? Giustamente. E la teoria è una cosa e poi bisogna metterla in pratica, quindi bisogna fare gli esercizi. Quindi si sbaglia, sicuramente all'inizio si sbaglia, come è normale che sia, però sbagliare è fondamentale perché il vincente cade e si rialza. E questo è l'imprenditore importante, l'imprenditore che cade, perché deve cadere l'imprenditore, cade e si rialza e deve farlo diverse volte, come hanno fatto i più grossi imprenditori dei nostri tempi. Io adesso ultimamente mi sto un po' appassionando in questi libri, no? Per esempio Elon Musk, Bezos, tutti questi grossi imprenditori che hanno tutti una cosa in comune, tutti questi imprenditori hanno tutti una cosa in comune, una cosa, l'obiettivo. L'obiettivo che ha focalizzato nella propria testa. Quindi, questo obiettivo qua, Elon Musk a 25 anni, no? E adesso ne ha 55, aveva come obiettivo nella sua testa di portare su Marte le persone umane a livello turistico. E ci riuscirà, sono convinto che ci riuscirà, perché è determinato nel suo obiettivo. E poi, quando uno ha questa passione, la vive come un sogno, cioè te la devi materializzare nel tuo cervello. E molte volte il sogno è più bello della realtà, perché poi quando diventerà realtà è fantastica, è una cosa fantastica, è una gioia incredibile. Quindi è molto bello quindi seguire le vicende di questi imprenditori. Anche per esempio, ultimamente ho letto l'inventore di IKEA, per esempio, no? L'inventore di IKEA, che anche lì è una storia fantastica.
ha iniziato con niente, ma lui aveva un obiettivo in testa: dare del design alle persone, portare dei mobili alle persone. Sin da quando aveva 12 anni si distingueva perché aveva questo obiettivo incredibile, questo amore fortissimo che è riuscito poi a portarlo avanti. Quindi quello che voglio dire alle persone che ci stanno seguendo è perseveriamo nelle nostre idee, qualunque esse siano. Abbiamo un'idea in testa, mettiamola in pratica e sicuramente non ci riuscirà bene le prime volte, neanche le seconde, neanche le terze, ma se abbiamo amore per questa cosa, funziona. Funziona, ragazzi, perché è una cosa che abbiamo dentro e nessuno ce la può togliere. Quindi è un'esperienza di vita incredibile, perché poi è anche divertente, tra l'altro, perché ci relazioniamo col mondo, nella giungla, perché è una giungla. Però se noi ci approcciamo con amorevolezza, per esempio, a me capita, adesso ultimamente, mi capitano di trattare con dei clienti che purtroppo abbiamo delle discussioni e ultimamente mi sto approcciando diversamente da questi clienti. Se prima ero arrabbiato con loro, ero arrabbiato perché magari per mille cose, magari non mi pagavano l'affitto di qua, di là, c'erano dei danni. Adesso mi approccio con loro in modo compassionevole, quasi mettendomi cercando di capire perché ha fatto questa cosa e cercando di entrare in empatia con lui, talmente tanto che lui che lo disarmiamo. Una persona che ci vuole aggredire e noi rispondiamo con empatia, con amorevolezza, con compassione, con diciamo con tutte queste armi positive, questa persona che abbiamo di fronte è un animale ferito, è un animale ferito. E quindi lo spiazziamo, perché se lui ha delle intenzioni verso di noi, noi siamo, cioè, in un modo positivo ci approcciamo. Quindi è fantastico capire come il cervello umano risponde. Quindi io ultimamente, nell'ultimo anno, ho cambiato completamente il mio approccio e ha dato una svolta incredibile. Provatelo, provatela questa cosa, perché è fortissima, è un'arma incredibile che abbiamo e che molti non la usano. Non so se mi sono spiegato, però ecco, l'idea un po' è quella. E tutto si unisce al discorso, diciamo, della negoziazione, quindi come anche, diciamo, le relazioni personali, ecco, con tutto, ecco. E quindi niente, adesso poi non sapevo bene l'argomento, ma l'argomento che si trattava, però ecco, questo è particolare, ecco, legandomi sempre anche al discorso di Gianluca che parlava prima, e che quindi si può entrare in diversi modi ad affrontare il problema, però sempre con questa compassione, con questa amorevolezza, con questo voler bene all'universo, perché poi le cose ci accadono positivamente se noi le vogliamo. Quindi approcciarsi in questo modo, non in modo irruento, cattivo, in modo amorevole. E questa è la chiave, ragazzi. E questa è la chiave. Impariamo a farlo. Non è facile farlo, perché soprattutto io all'inizio non riuscivo. Tuttora mi capitano delle situazioni come dire: fermati un attimo, Andrea, respira, pensa e non essere istintivo, perché spesso si è istintivi e questo non paga. Cioè, ti puoi sfogare, sì, ti sfoghi i primi 10 secondi, 20 secondi, ma poi alla fine bisogna arrivare all'obiettivo, no? È questo che paga, l'obiettivo. E quindi dobbiamo approcciarci in un modo giusto. Giusto. Questo è un po' il succo di quello che sto provando io in questo periodo, quindi e posso testimoniarlo.
quindi a tutte le persone che ci stanno ascoltando, provare questo approccio. È chiaro che molti magari penseranno: Andrea, sì, va bene, ma cosa stai dicendo? Io ho mille problemi, devo pagare l'affitto, devo fare di questo, ho il problema con il mio ex marito, ho problemi con i figli. Sì, certo, sono tutti problemi, tutti abbiamo i problemi, chiaro, ma cerchiamo di affrontarli in questo modo, o perlomeno proviamoci, uno almeno un tentativo deve farlo e vedrete che sarà un approccio totalmente diverso. Totalmente diverso. Quindi entriamo in quella mentalità. Quindi tranquilli, approcciamoci con l'altra persona in un modo amorevole, cerchiamo di capirlo, cerchiamo di non alzare la voce, di mettersi al suo stesso livello, addirittura fare quasi i suoi stessi gesti, perché poi uno si diverte, no, a farlo. Proviamo quando siamo nella negoziazione, non lo so, avere il suo stesso tono di voce. Se lui ha un tono medio, mettiamoci su un tono medio. Se ha un tono alto, ci mettiamo su un tono alto. Entrare in linea, entrare in sintonia. Io lo dico sempre nella negoziazione, ma in tutti i campi. Ed è divertente, ragazzi, ve lo assicuro. È divertente perché è bello, è bellissimo. Quindi è un modo come per dire: cavolo, ma io tutti questi anni qua non l'ho mai fatta questa cosa. Funziona, funziona. E poi ti senti meglio anche te, perché quando aggredisci una persona non stai bene, non stai bene, anche se hai ragione, stai male perché stai facendo male all'altra persona. Invece se il colloquio è diverso, anche se poi finisce male, che finisci come pazienza, non si arriva all'accordo, ma l'accordo si arriva sempre all'accordo. E si finisce il dialogo in un modo positivo, ecco. Positivo è una figata perché è la frase è quella, è l'accordo è il palazzo del potere dove c'è la tua felicità. La tua felicità c'è quando c'è l'accordo, qualsiasi esso sia, anche piccolo, non deve essere un accordo che va per forza dalla tua parte, un accordo che fa contente entrambe le persone. Che dici, Mestre? Assolutamente, assolutamente. Bravissimo Complimenti. Andrea, bravissimo. Grazie Grazie Andrea per grazie. queste osservazioni preziose e azzeccate in pieno, perché sono veramente preziose nell'atteggiamento, come ha ripetuto, amorevole, che poi ecco, fa la differenza. È già un atteggiamento amorevole, denota una persona.